Amici di Genova Rock News, buonasera e arrivenvenuti per le nostre interviste. Stasera ne abbiamo fatte un sacco. Questa è la terza intervista che abbiamo effettuato questa sera. Siamo di nuovo in compagnia di David Gamberini. Io dico di nuovo perché tu sei già stato nostro ospite. Ormai sono di casa. Fai parte anche tu del mobilio. Cantante dei New Religion, che sono una cover band dedicata ai Duran Duran. Tu, quando sei venuto qui a fare l'intervista, non molto tempo fa, qualche settimana fa, ci hai raccontato che avete girato un video di un pezzo, Save a Prayer, che sappiamo tutti quanti che è una delle canzoni più belle. Sì, quando si parla di Duran Duran spunta fuori quella canzone. Questo video è stato realizzato grazie alla signorina che ho qui vicino a me, che si chiama Stefania Camoirano, ed è fa parte della 1900 Production. Esatto. Ok, esatto. Noi lasciamo per un attimo David qua. Perfetto. Nel suo angolino, e giustamente ladies first, no? Come si dice, certo. prima le signore. Raccontaci qualcosa di questa 1900 Production. Allora, che cos'è? Cosa fate? Volentieri. La 1900 nasce anni fa a Milano, mm-hmm, con un mio carissimo amico Marco Bistolfi, che è stato il direttore della fotografia, mm-hmm, del video dei New Religion, mm-hmm, e con il quale ho collaborato a diversi progetti, quali cortometraggi, mm-hmm, i primi video. Diciamo che i primi passi a livello registico e a livello di produzione visiva li ho mossi insieme a questo ragazzo che, mm-hmm, mi ha appunto aiutato alla realizzazione dell'ultimo video. La 1900 nasce giusto con lui più o meno 4 anni fa, mm-hmm, a Milano, e si proponeva di girare video musicali. All'inizio, mm-hmm, era nata come un'organizzazione tra studenti, quindi, mm, aiutiamoci tra di noi, giriamo. Tu che studi hai fatto? Io ho studiato sempre guardando l'acqua, sì, almeno sì, ti conoscono. Io ho studiato comunicazione e spettacolo, mm-hmm, a Milano, e quindi alla fine del terzo anno all'incirca ho iniziato a girare, a mettere su questa compagnia che all'inizio, mm, non era una casa di produzione ma più un'organizzazione fra studenti. Certo. Siamo stati ospiti di diverse radio studentesche per promuovere il progetto, mm-hmm, e ci siamo così, ci eravamo prefissati di aiutarci fra altri studenti all'organizzazione e alla preproduzione di progetti visivi, perché all'inizio è un po' difficile la preproduzione, soprattutto il finanziamento del progetto è molto difficile. Ma dai, che strano. Ma pensavo invece si trovassero così come per, no? Strada. Beh, certo, sicuramente. E quindi per muovere i primi passi. Mm-hmm. Successivamente, diciamo che con il termine degli studi siamo andati avanti per con le nostre idee, mm-hmm, siamo tornati anche un po' a casa, che era Genova. Certo. E abbiamo iniziato a girare videoclip, mm-hmm, e abbiamo iniziato con loro, mm, il primo videoclip diciamo serio realizzato a Genova è stato realizzato sul Monte Moro, sì, sopra Apparizione a, sì, Genova. Gli interni sono stati girati in diversi studi di registrazione, mm-hmm, e poi nel montaggio si è scelto di usare più le parti esterne, sì, perché comunque abbiamo beccato anche una giornata fantastica e abbiamo usufruito di quel girato. Però al di là di questo, sì, quindi la 1900 nasce a Milano 4 anni fa e adesso, mm-hmm, va avanti come casa di produzione di videoclip e cortometraggi o comunque di progetti audiovisivi. Diciamo che dal mio punto di vista io parto come, ho studiato produzione cinematografica, mm-hmm, poi sono, infatti dopo la laurea sono partita per l'America dove mi hanno ammesso alla New York Film Academy e ho preso un master in produzione lì. Quindi nasco, diciamo, in più, parto dalla produzione, mm-hmm, però diciamo che la mia passione segreta, ma non più così segreta, è la regia, quindi, certo, quando riesco a unire le due cose, quindi a portare avanti un progetto dal punto di vista della produzione e seguirlo anche a livello registico, diciamo che sono proprio nel tuo campo. Sì. Quindi vedete che è possibile anche, insomma, fare talvolta, queste cose, sì, di successo, meno male, e a noi di Genova Rock News fa anche piacere così fare anche un po' conoscere, possiamo definirli anche insomma delle figure professionali che magari insomma uno ci sogna, no? Dice oddio mi piacerebbe fare questo o quest'altro, magari sì, non si sa dove andare a parare, però è possibile. Ovviamente tu hai studiato a Milano, però insomma vabbè. Sì, diciamo che i primi passi, mm, poi di farne un mestiere con la, mm, M maiuscola è sempre difficile, sono, certo, comunque ancora agli inizi. Certo. Quanti anni hai tu? 27, 28, uh-huh, no? Sempre di come me praticamente, 28 come me. Lasciamo perdere. E visto che abbiamo appunto introdotto questo discorso parlando del video del New Religion, noi ce ne vediamo un pezzettino.
questo video effettivamente è proprio bello. Io l'ho visto già parecchio tempo fa, l'avevo visto giracchiare su Facebook, su YouTube, adesso non ricordo. Anche perché io ho spammato parecchio. Esattamente, e avevo subito notato che insomma era un video assolutamente con un'impronta assolutamente professionale. Grazie. E quindi insomma questo onore al merito, assolutamente. Tu come ti sei trovato nei panni di protagonista di un video? È una figata, È una figata unica, proprio mi sono divertito tantissimo. Poi è stato proprio bello, divertente tutto il discorso di produzione, le riprese, fai per ricomincia di nuovo. Insomma, tutto è stata una cosa molto particolare. E comunque vivere tutto questo, mentre nel frattempo guardavo loro che cercavano di costruire, di mettere in piedi questa cosa. Certo. Quindi di là io recitavo la mia parte, ma vedevo anche la parte loro dall'altra parte. Beh, quindi sì, insomma è stata una cosa molto divertente, molto... Il davanti alle telecamere e il dietro alle telecamere. Sì, no? Sì, perché insomma, poi ero concentrato su quello che dovevo fare, ma nel frattempo con gli occhi guardavo, insomma capivo quello che stava accadendo. Così è stato estremamente divertente. Certo. Infatti me ne ricordo tantissimo, spessissimo, mi vengono in mente tutti gli episodi, saprei anche raccontare anche tutto il backstage e tutto il resto, così, perché è stata una cosa molto particolare. Diciamo che è un'esperienza che ripeterei altre 100 volte. Avete in programma qualcos'altro insieme? Chi lo sa nel futuro. Tra l'altro, idee ce ne sono tante, non si sa mai nella vita. Tra l'altro una cosa simpatica da dire è che, visto che lui è un prof di inglese, quindi siamo quasi colleghi, io lo ero un tempo, adesso non lo sono più, però giuro che io non l'ho bocciata, ero nel consiglio di classe ma non l'ho bocciata perché lei era una tua studentessa. Esattamente. Sì. E quindi com'era lui come professore di inglese? Stai attenta. Tanto ormai sei andata già a studiare in America, chi se ne frega, voglio dire, no, però tu scusami, sei andata a studiare in America, quindi sicuramente ti saranno venuti bene gli insegnamenti suoi, per quanto riguarda il debito, in realtà il debito. Quante ne vengono fuori? Meno male che... Vabbè, insomma, giustamente. Però ti è venuto bene, dai, il debito, così ti sei... Il debito, veramente. Sì. Senti, parlando di video, noi facciamo vedere adesso anche ai nostri amici di Genova Rock News una sorta di, come l'hai definito, di curriculum? Un insieme di tutti i lavori che ho realizzato fino adesso, soprattutto dal punto di vista soprattutto dal punto di vista registico, quindi tutti i video che vedrete adesso, comunque il montaggio di video è un insieme di cortometraggio, videoclip che ho realizzato tra cui gli Stati Uniti negli ultimi 2 anni. Negli ultimi 3 anni, anzi. Prima di partire con il video, ve ne faremo vedere un pezzettino. Com'è lavorare in America rispetto a qui? Cioè, quali sono le differenze? Diciamo che ho iniziato a lavorare studiando, perché io comunque studiavo produzione cinematografica e era un master pratico, quindi mi hanno buttato subito sul campo. Sicuramente c'è uno stacanovismo di base molto più forte che qua, però ti dico, non ho ancora avuto la possibilità di lavorare con in diversi panorami in Italia, quindi non posso affermare con certezza. Posso dire che tornando qua sicuramente i ritmi sono proprio diversi. Diciamo che in America ci si ferma davanti a poco, nel senso che nonostante, per esempio, negli esterni o nelle giornate sono talmente organizzati al secondo che nonostante la neve, e beh, è successo, nonostante la neve, nonostante il vento, nonostante l'assenza dell'attore che non arriva, si gira lo stesso, cioè deve capitare veramente, almeno per quanto... come posso parlare... Si deve capitare un terremoto, insomma, deve succedere veramente la tragedia. Che da un certo punto di vista è bello perché sai che alla fine quel giorno il progetto sarà finito. È finito, se hai una deadline, una scadenza, quella non ce n'è per nessuno, certo. Però da un lato forse è un po' meno umano, forse è anche un po' meno sentito, nel senso che lì deve funzionare tutto e l'importante è che funzioni. Certo. Il come funzioni a livello umano forse è un pochino più freddino e quindi noi, soprattutto nel senso italiano, ci ho cozzato parecchio, nel senso mi piace condividere le mie ambizioni, quindi non so, sul set parlare, cambiare all'ultimo momento, decidere di fare una scena piuttosto che un'altra, dire ma perché mi sento, anche l'attore lo vedo che è pronto più per questa scena, sono comunque cose che ti permettono forse un po' meno. Essendo latini, forse andiamo un po' più.
Abbiamo un progetto ben preciso in testa, però forse andiamo anche un po' più a istinto, forse. Sì, credo che anche, diciamo, anche lì funziona molto così, però non ti lasciano molto spazio all'emotività, forse. Sì, poi certo. Dipende anche dalle persone. Per esempio, mi piace avere un rapporto con i miei attori o con le persone qua davanti, proprio mi piace che tutti siano al loro agio, e non è sempre facile. No, assolutamente. E se i tempi sono stretti, purtroppo succede che ne devi fare a meno, ti dispiace, quindi vai avanti lo stesso, però sì, a livello emotivo magari cambia un po' la situazione. Cambia un po' la situazione, certo. Allora noi ci vediamo alcuni lavori qui della nostra amica Stefania. Ecco qua, siamo ritornati. Tu hai progetti per il futuro? Ma possiamo già dire qualcosa oppure? Allora, sto portando avanti giusto il progetto della 1900, quindi sono in preproduzione con diversi video musicali, sempre sul panorama delle band genovesi al momento. E qualche nome ce lo puoi fare? Visto che ci conosciamo tutti praticamente. No, in teoria no. Bello, il segreto mi piace, dai, va bene. No, una band giovane, adesso diciamo che tra il dire e il fare poi c'è sempre. Certo. Però, niente, a Genova sto cercando di portare avanti questo progetto della 1900 registico dei videoclip musicali. Poi dall'altro lavoro come assistente di produzione per diversi programmi o spot televisivi, quello diciamo che mi porta avanti come competenze, perché certo, comunque ho bisogno di imparare, fare di esperienze fare sul campo, possibili. Esatto, e poi nel mio piccolo cerco di andare avanti con i videoclip. Sul web vi trovano dove? Sì, assolutamente su. Se voleste appunto chiedere anche delle consulenze, insomma comunque dei consigli o delle idee, dove vi possono trovare i possono nostri amici? Cercare su 1900production.com, che è il nostro sito internet, e oppure cercarmi sia sul sito che sui social network come Stefania Camoirano, e per me è un piacere iniziare, soprattutto con le band musicali genovesi, mi piace poter unire Genova, a cui sono molto legata nonostante l'abbia lasciata parecchie volte, però secondo me Genova offre tanto anche dal punto di vista del visivo. Cavolo. A livello, come posso dire, nei videoclip, insomma, sì. Infatti io, guarda, giusto poco tempo fa facevo questo ragionamento, pensavo che ci sono tanti video girati a Genova, ad esempio me ne ricordo uno
di Neck, sì, vabbè, sì, sì, sì. Che comunque Neck, scusate, ma a me, a me piace. Anche a me. Perché a me piace, quindi voglio dire, e non ricordo il titolo, almeno stavolta. Non era quello, sai, era quello, sì. Al Porto Antico, il Ponte Verde, sopra il collegato parte. Ah, aspetta, quello era uno. L'altro è Contromano. Contromano, brava, che è un video molto bello, è un video bellissimo che è un po' come la tua idea, è stato girato sulle alture, sì. Che poi noi genovesi le riconosciamo che sono le nostre alture, sì. Che sono i nostri monti, li riconosciamo. E c'era Neck che camminava sui cornicioni di, credo, qualche palazzo da Piazza della Piazza del Ferrari. Esatto, Piazza del Ferrari. E si vede che è una Genova molto, molto metallica, non so come dire, come colori, però si riconosce, poi noi insomma la riconosciamo. E è vero, da anche molti spot pubblicitari sono, addirittura mi ricordo, non mi chiedete la marca della macchina perché per carità, ma un po' di tempo fa, ma tu forse eri piccolina, non te lo ricordi, così capite che sono più vecchia di lei, avevano girato addirittura uno spot di una macchina in via San Pier d'Arena. Non me lo ricordo. In via San Pier d'Arena, io mi ricordo che si vedeva questa, e sembrava addirittura un paesaggio un po' lunare, un po' strano, perché effettivamente Genova si presta a queste... Molto, è una bella città, effettivamente, sì, insomma, è bella, c'è poco da fare. Invece, giustamente abbiamo anche qua David, dai, ridici le vostre prossime date. Eventi live The New Religion, ovviamente. Allora, dunque, il 22 di febbraio, mm-hmm. sabato, sì. Alla Cava del Gribona, vado a Ligure. Mm-hmm. E poi abbiamo l'8 marzo al Queens a Sturla. Festa della donna. è predato nel gruppo. Ormai durando si sa che erano tutte Come tutte dicevo, girls. Tempo dietro, venite. Esatto, assolutamente. E... Non ridere. E poi vabbè, abbiamo in definizione alcune cose giù in Versilia, mm-hmm. Viareggio, così, insomma, un po' di contatti che ho preso la settimana scorsa. Mm-hmm. E comunque già dalla prossima data dovremo avere una bella sorpresa nuova sul palco, però non dico nulla. Ecco, io ero già lì pronta a dire, niente, beh, è una sorpresa, giustamente. Assolutamente, sennò non si dice, però è una sorpresa molto preziosa, sì. Ecco, vedi, ora ecco. Mi sono incuriosita. Potrò accompagnare solo. Va bene, ragazzi, grazie mille per essere stati con noi stasera. Grazie Stefania, grazie David. Grazie, e grazie ovviamente andate a cercare sia la 1900 Production su internet e in New Religion. Noi ci trovate come New Religion Duran Tribute Band su Facebook. Benissimo, il web ci viene sempre a voglia, se ci viene, se non ci fosse quello, aiuto. Grazie mille ragazzi, un saluto da Genova Rock News, ciao. Ciao.